Vi ho chiesto un po' di tempo fa, penso ormai 2 settimane, vi ho fatto un post proprio di dove vi chiedevo di dirmi i vostri massimo 5 draghi preferiti e perché lo sono. È una serie questa, quella dove faccio letteralmente le classifiche vostre della community, quindi di conseguenza ho deciso, ma a sto punto perché non farle per ogni tipo? Ed ecco così, ragazzi, che nasce questa idea e quindi di conseguenza così proseguirà. Ragazzi, cominciamo oggi con la top dei draghi. Oh, no, ciao a tutti ragazzi, io sono Bash, si chiama Tonight. Oggi parliamo dei vostri 10 draghi preferiti, più honorable mentions come al solito. Ragazzi, ovviamente io leggerò alcuni vostri commenti, dirò anche la mia su alcune posizioni, però è un video vostro questo, quindi di conseguenza sarà principalmente incentrato sui vostri commenti. In ogni caso, cominciamo! E cominciamo dal 10° posto, dove c'è Drago Rosa Nera. È finito in basso, tanto in basso, non me l'aspettavo. È finito tanto in basso, veramente assurda come cosa. Un sacco di gente probabilmente in questo momento si sta triggerando. Penso a Ivan. Vedrà Rosa Nera sotto un sacco di carte che ritiene inferiori. E va bene. Drago Rosa Nera perché ha un concept che mi è sempre piaciuto. Inoltre spacca tutto come il GD. Cosa puoi chiedere di più? Sì, però intanto è finito in basso. 9° posto per numero 62. Nixis, che sì, vabbè, lo conoscete, numero 62, inutile che ve lo so spiegare. Mostro carino, devo dire, simpatico, ci sta assolutamente. Numero 62 perché è stupendo. Stupendo magari no, un pelino esagerato, però effettivamente è una bella carta. 62 perché è una versione molto più figa di Drago Fotonico. E qui condivido perché effettivamente numero 62 è molto più bello di Drago Fotonico Galattici. E quindi ci sta assolutamente, cioè almeno secondo me e anche secondo questo ragazzo, questo utente, dai, non so se è maschio o femmina, anche se le femmine di Yu-Gi-Oh! Non esistono. 8° posto, mamma mia, sono emozionato perché questo è un mostro che mi piace veramente tanto, sempre apprezzato molto da quando gioco a Yu-Gi-Oh!, ovvero ragazzi, Dark Rebellion. Lo apprezzo principalmente nel suo artwork, quello vecchio dovrebbe essere il primo uscito, cioè quello per intenderci del Megatin. È veramente figo, è veramente molto bello Dark Rebellion. Poi è anche un rank 4 che cali, puoi mettere in qualsiasi mazzo, veramente una bomba. 7° posto, Judgment Dragon. Era impossibile non finisse in classifica, dai, onestamente parlando adesso. Drago del giudizio perché adoro Fedele della Luce, ed è proprio questo il punto. Cioè, la gente mette JD perché riconduce JD al mazzo. Gli piace il mazzo, quindi gli piace JD. E vabbè, avrei da ridire su sta cosa, ma va bene, i gusti sono gusti. Judgment Dragon perché l'Iceborn, da quando è uscito, resta uno dei mazzi più fighi del gioco. Questo lo pensi tu. E poi dai, giudizio, è l'unico drago serio che i giapponesi siano riusciti a disegnare in oltre 20 anni di figurine. È oggettivamente sbagliata come cosa, perché è più un grifone che un drago, quindi tecnicamente il drago non c'ha un cazzo, ma va bene, soltanto il tipo, ma va bene. 6° posto, Battle of Savage. Essendo una carta recente, non mi aspettavo che Battle of Savage sarebbe finito così in alto. E ci sta, carta bella, figa. Molto più bello, secondo me, di Borrowed Classico. Quindi non ho nulla da dire al riguardo, veramente. A me personalmente piace Borrowed Savage, quindi tanto. Quindi ci sta. Figo. 5° posto, Drago Fotonico, Occhi Galattici. Oddio mio, tutti i file di Zexal si sono rivoltati in questa classifica, perché tutti hanno votato il Drago Fotonico, Occhi Galattici di Kite. Va bene, ho capito che vi piace il vanilla, perfetto, va bene così. Io non l'ho mai apprezzato più di tanto, preferisco molto di più tutte le sue versioni Xyz, sono anni luce avanti. Afterglow è bellissimo, Fotonico mi sta qua, non ce la faccio, e cioè è un drago con i muscoli, cioè non ce la faccio. E vabbè, piace a tantissimi, posso capirlo insomma. Drago Fotonico Occhi Galattici perché adoro Kite, il concetto di fotoni mi ha sempre affascinato.
quando non sai come rendere un mostro più figo, devi proprio dargli il nome da figo, quindi fotonico, una cosa che è pure difficile da immaginare. Wow! Galaxy Ice Vanillone, perché hashtag Team Fotonico. Intanto ho vinto Zetor. Questa per voi fan di Galaxy Ice è ancora una ferita aperta. Quarto posto! Se lo becca Redmed, o meglio, Red Eyes Darkness Metal Dragon, il drago nero metallico occhi rossi. È effettivamente la versione di drago nero occhi rossi che mi piace di più, il Darkness Metal Dragon, sì. Poi carta storica, carta che è stata limitata per un botto di tempo e tuttora, nonostante l'errata, è limitata. Quindi ci sta, forte, bella, una grandissima carta, ha avuto anche un artwork alternativo, però lo preferisco con l'artwork vecchio, sinceramente. Honorable Mentions. Prima ovviamente del podio, parliamo delle Honorable Mentions. Abbiamo Starving Venom, che ci sta, bel mostro, una fusione utilizzatissima con superpoderi per smontare le borde dell'avversario, quindi ci sta assolutamente. Red Eyes, che pensare che non potesse finire almeno nelle Honorable Mentions era utopia. E poi una carta che condivide un botto, Chaos Max. Chaos Max è fighissimo, è bellissimo Chaos Max. Fa cagare come mosso, un mazzo basato su Chaos Max è una merda, però ragazzi, Chaos Max in sé è bello, è proprio è figo, è fiero e ti dà quella sensazione di porca troia quanto è gigante. Quindi di conseguenza ci sta assolutamente che sia finito nelle Honorable Mentions. Però andiamo subito al terzo posto, ragazzi. Finite le Honorable Mentions. Terzo posto, Drago Bianco Occhi Blu, e via con i meme. No vabbè, adesso seriamente, Drago Bianco Occhi Blu, a parte tutti i meme, è effettivamente un drago veramente veramente bello. Hai 20 anni ormai sulle spalle, però comunque è figo. I suoi artwork più vecchi si nota che erano fatti abbastanza col culo, anche se io nonostante tutto sono affezionato al primo artwork. Però ragazzi, l'artwork più bello del Drago Bianco Occhi Blu, secondo me assolutamente, è questo qui, che mamma mia quanto cazzo è bello. Poi nella versione Gold Secret è spettacolare, io avevo il playset di quel coso in Gold Secret, era strabello, strasbilucicoso, fantastico. È difficile sostituire Blue Eyes, e quindi di conseguenza poi 20 anni, cazzo, si fa sentire, era meglio prima, e quindi di conseguenza, vabbè. Ci sta che Blue Eyes sia finito in top 3. Secondo posto, sono fiero di sta posizione, ma non condivido, perché per me è da primo posto. Stardust. Alcuni lo definiscono drago rachitico, altri drago più bello della storia. Altri perché è il più figo sia per la storia che sia per l'artwork. Stardust perché è Stardust. E basta così. Stardust va in top 3. Cioè in realtà dovrebbe essere primo, ma va bene perché è Stardust. Va bene. Drago polvere di stelle perché 5D's è la mia infanzia. E il drago di stelle di polvere perché è il mio fianco più potente e ritornerà. Giustamente. Stardust secondo. Voi direte, da chi cazzo è stato superato? Ma ovviamente da chi? Dal mostro che io ho scelto come copertina per questo sondaggio. Mi fa male perché Stardust è il mio mostro preferito, però anche io ritengo questo mostro la top 3 ed è veramente bellissimo. Parliamo ragazzi di numero 107. 107 vince la classifica! Sì, è bello però, è molto molto bello come mostro. 107 perché è una cosa abnorme e fighissima. Abnorme nemmeno più di tanto in realtà, però fighissima sì, abnorme in realtà, più spigolosa che abnorme. E quindi niente ragazzi, numero 107 ha trionfato la classifica dei draghi. Io avrei giurato di vedere al primo posto o Stardust o Blue Eyes, visto 107. Va bene, non so che cazzo aspettarmi dalle prossime classifiche vostre sinceramente. In ogni caso ragazzi, ditemi quale volete come prossime classifiche, quali volete come prossime classifiche. La prossima è già stabilita perché ho già fatto un altro sondaggio, che è quella dei Cybers. Non proponetemi Incantatore, perché per l'incantatore voglio per la classifica degli incantatori voglio aspettare dicembre, mettiamola così. In ogni caso ragazzi, dovrebbero più o meno arrivare questi video una settimana,
quindi di conseguenza esistono abbastanza tipi per temporeggiare con incantatori. Noi, signori e signori, ci vediamo domani alle 15, come al solito, con un nuovo video. Ciao ragazzi.